Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui finalmente per un video tanto atteso, ovvero il video in cui mi trucco seguendo la mia stagione armocromatica, ovvero la Winter Cool. Ebbene sì, ci sono cascata anch'io. Questa è la mia palette colori. Come vedete, tutte colorazioni che uso tanto, vero? Sì, soprattutto questi, mamma mia, veramente pazzesco. Comunque, in realtà ultimamente magari con i rosati mi sto anche un pochino avvicinando, ma cioè, dovrei truccarmi di queste tonalità, capite? Il nude qui, dove manca il nude, però vabbè, dai, oggi ci proveremo. Andiamo ad applicare come prima cosa un bel primer levigante su tutti i nostri pori. Questo qua è di Mega Forever e mi piace un sacco la consistenza perché subito la pelle è bella liscia, soprattutto qui e nella fronte. Ok, una volta assorbito, vado ad applicare questo prodotto. Raga, non riesco più a star senza questo prodotto. Praticamente hanno lanciato recentemente questa capsule collection in edizione limitata, Smashbox Loves Becca, con i prodotti iconici di Becca. Quindi abbiamo ad esempio l'Under Eye Brightening Corrector, che va a uniformare il nostro contorno occhi in maniera molto naturale, quasi effetto make-up no make-up, e vi dà subito un effetto più sveglio allo sguardo. Infatti, raga, cioè, io mai più senza. Mi piace tantissimo l'effetto. Proprio perché adesso vi faccio vedere la differenza con l'altro occhio, mi permette di avere subito una base per poi andare con il fondotinta correttore già un pochino uniformata. E la collezione la troverete su Douglas. Infatti, la cosa bella, con l'utilizzo del mio codice Melissa Glow potrete avere in omaggio, con appunto una spesa minima di 39 € sui prodotti di Smashbox Loves Becca, proprio il pennello fan brush, che dopo vi mostro quando utilizzeremo l'illuminante. E anche la pochettina brandizzata Smashbox, con all'interno anche due Always On liquidi lipstick in queste colorazioni più vinaccia e nude, bellissimi. Ve li ho fatti vedere anche su Instagram. E quindi io vado a mixare la colorazione medium per andare un po' a contrastare la mia occhiaia. Vedete come subito è molto meno power, e poi anche un pochino di Firelight giusto qui all'angolo interno per illuminare un pochino di più. E sono veramente veramente delicati e si possono applicare anche solo con le mani. Io, che per comodità, vado anche un pochino col pennello, ma sono veramente veramente facilissimi da sfumare e l'effetto è immediato. Cioè, vedete com'è subito più luminoso? Wow. Ed è disponibile in 4 tonalità. La restante collezione poi la vediamo un pochino più avanti, perché ora passiamo agli occhi. Per quanto riguarda gli occhi, utilizzeremo questa palette di Norvina, la volume 6, e c'è praticamente un pianeta, bellissimo il pack, con all'interno, siete pronti, tutte queste colorazioni pazzesche. Mi ha veramente sorpreso, perché dal pack, boh, non lo so, non avrei pensato a qualcosa di così colorato. E visto che ero troppo indecisa su che colore utilizzare, ve l'ho chiesto su Instagram. Prenderò uno a caso. Dai, facciamo A2, A4, insieme a quelli rosa, viola, azzurro. Quindi questo e questo, quindi gli shimmer. E lo abbiniamo magari a tutti gli altri rosette violacei, che comunque stanno benissimo con la mia armocromia, i rosati e i blu lillina, vedete? Ci sono proprio dentro tutti. E inizierei proprio quindi da un bel rosa. Andrei di lui. Nella parte interna dell'occhio. È pigmentatissimo. Pian piano lo vado a sfumare. In primavera comunque mi piace troppo utilizzare questi colori. Molto facile sfumarlo. Poi vado a prendere C4, che invece è il violetta qui più lillina. C2, sempre con lo stesso pennello, che questo è un pochino più blu, e vado subito dopo, proprio perché ora voglio spostarmi sul blu, visto che dobbiamo usare A4, che è un glitterino bello bluetto, tipo turchesino, bellissimo. Quindi sfumo. Ora sfumiamo questo azzurro sopra. Sono davvero pigmentati, quindi vado con pochissimo prodotto alla volta. Termino il tutto con E4, che è il blu scuro. Quindi in questo caso prendo un pennellino a penna per essere un pochino più precisa. Vedete che vado su tutta la palpebra,
mobile, così che poi i glitter risaltino meglio. Ma sì. E picchietto, picchietto, picchietto. Ok, ora il momento preferito, andiamo ad applicare i glitterazzi sopra. Questo è un maladam, per quello non ho sfumato bene perché tanto adesso andavamo proprio... guardate che belle! Sopra e anche un pochino verso l'esterno, prima con A4, e se fate una base scura come vi anticipavo, l'effetto vedete che è un pochino più duochrome, si vede la base sotto scura, ma il riflesso turchese, wow, bellissimo. Quindi li sfumo per bene e lo sto applicando senza base, vediamo un po' come si comportano. Che bello. Stiamo parlando. Mentre nella parte interna andiamo con A2, che è il glitter più spesso, molto più spesso, e questo è duochrome tipo rosato, dorato, verdino. Opa, questo ha proprio dei glitterazzi. Ah, non me lo immaginavo così, non riesco ad andare bene dentro con il dito, quindi prendo un pennellino così piccolino, lingua di gatto, e tampono il glitter. Che dire, un look naturale. Mi piace tantissimo comunque, adesso poi con le ciglia vedrete che avrà tutto un senso, mi sento un po' una sironetta. Posso passare alla base. Per quanto riguarda la base, volevo provare insieme a voi le nuove colorazioni di Astra. Non so bene quale sia la mia, io proverei la 02 W. Vediamo un po'. Subito l'applicatorino. E lo vado a sfumare con una spugnetta. Forse è leggermente chiaro, quindi provo anche lo 03 N. Vediamo quale sia. Perché ho pure che ossidi, quindi forse un mix sarebbe perfetto per me. Ho deciso che farò un mix 2 e 3. Mi sembra che è un fondotinta che si asciuga molto rapidamente. Come vedete, il finish è semi matte, quindi dona comunque bella coprenza, ma non è eccessivamente luminoso, quindi forse ideale per pelle mista, comunque non troppo secca, ecco. Io l'ho idratata bene, però credo che non metterò la cipria perché lo vedo già un pochino più secco nelle zone. Però devo ammettere che come prima applicazione non mi dispiace. Ora vado ad applicare il correttore, sempre di Astra, Long Stay Concealer. Vado prima con un po' di 02N, sempre qui, nella parte interna. Ok, questo è leggerissimo. E con lo 01W vado invece a illuminare tutte le zone del mio viso che voglio un pochino far risaltare. Come cipria vado con Givenchy e la applico solo sul contorno occhi perché, come vi dicevo, non voglio seccare troppo la base. E picchietto delicatamente la cipria. Terra, questa qui di Kylie, bella freddina. Facciamo un leggero contour. Questa è la colorazione Toasty. Ok, come blush vado ad utilizzare questo di Mesauda, che bene o male assomiglia un pochino a questi più freddi, ed è la colorazione 106. Diciamo che non è un colore che porterei normalmente, però blush freddi così proprio ciao, un po' sul nasino, immancabile. Setting spray, vado ad applicare questo di Rare Beauty che mi piace un sacco, è un 4 in 1, in realtà puoi usarlo in diversi modi.
è arrivato il momento dell'illuminante. Ta-da-da! Ve lo immaginavate che tornava il famosissimo C-pop di Becca in veste appunto in Capsule Collection con Smashbox? Eccolo qui! E appunto, se acquistate questa collezione e raggiungete i 39 euro, vi verrà regalato anche il pennellino per andarlo ad applicare. E secondo me è veramente un must have, perché basta proprio sfiorare il viso e ta-da! Guardate qui che glow! Questo è bello perché proprio si fonde con la base ed è un effetto bagnato bellissimo. Cioè, a me mancava troppo. Quindi se volete acquistare la collezione ve la lascio giù in descrizione il link. E niente, wow. Guardate qui quanto sono glowy. Adesso termino gli occhi, applico un attimo le ciglia finte e torniamo per scegliere il colore delle lips. Ok, rieccomi qua con le ciglia applicate, ho fatto anche un po' di lentiginine e ora manca soltanto prodotto labbra. Allora, stavo guardando un po' appunto i prodotti labbra consigliati e secondo me questo ci potrebbe assomigliare parecchio perché è abbastanza freddo. Non so quanto ci starà bene con il look, però seguiamo un po' la tabella lì e vediamo. Intanto questo è un rossetto liquido super pigmentato e no transfer. Infatti adesso diventerà opaco. Questo è il colore. Ho voglia di un po' di gloss, quindi vado ad applicare questo rosatina di Charlotte nella colorazione Pillow Talk. E ta-da! Quindi questo è il look terminato. Che dite? Vi piace? Ovviamente sono super curiosa, finalmente un look un pochino più extra anche qua su YouTube con i miei colori della Nomocromia. Dai, diciamo che secondo me, bene o male, sono proprio questi, Cioè, guance, labbra, perfettamente in linea. Allora, sapete perché non mi ci vedo tanto? Perché io ho gli occhi tendenti al verde e secondo me questi colori li sbattono proprio, mentre i colori aranciati, rossastri, tutti quei toni più caldi, li rendono ancora più verdi. E quindi forse è per quello che sto in fissa con i miei nude classici, comunque anche colori caldini. Vabbè, fatemi ovviamente sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!